30esimo, emozione, 30 anni di Festival Mix. Io sono Mattia Calzaniga, sono un giornalista cinematografico, sono anche un giurato quest'anno nella sezione documentari, quindi non riguarda il film molto bello che vedrete stasera, però ne vedrete tanti altri nei prossimi giorni. Chiamo subito qui con me sul palco Gianpaolo Marzi. Io ho un messaggio che vorrei leggere che è del direttore Sergio Escobar di questo teatro, direttore del Piccolo Teatro, che ci augura ovviamente, credo, altri 30 anni di Festival Mix in questo teatro. E ringrazio tutti i tecnici e tutto lo staff del Piccolo, che sono sempre straordinari. Dice una cosa nel messaggio che ci ha mandato, molto bella. Dice: l'anno scorso una buona coincidenza aveva preceduto la presentazione della 29esima edizione, una sentenza della Suprema Corte che aveva aperto nell'America più conservatrice una breccia importante nel muro che si oppone al riconoscimento della parità di diritti di ogni cittadino. Quest'anno, sempre d'oltreoceano, pochi giorni sono trascorsi dall'esplosione di un segno del tutto opposto. È davvero la realtà in tutte le sue contraddizioni a fornire al Festival Mix Milano le migliori ragioni per vivere e continuare a offrire al pubblico storie vere e motivi di riflessione su quella cultura delle differenze che il Piccolo Teatro coltiva con caparbietà. Tocca a me chiamare l'assessore Filippo Del Corno, assessore alla cultura, ha confermato un applauso straordinario a Filippo Del Corno. Grazie, buonasera a tutti voi. Sono molto orgoglioso di portarvi il saluto del sindaco Giuseppe Sala, di tutta l'amministrazione comunale. È molto bello festeggiare la trentesima edizione di questo festival in un giorno che ha una importanza simbolica per noi, perché oggi abbiamo riunito la prima giunta, è stata ovviamente convocata dal sindaco Sala, abbiamo riunito la prima giunta al Giambellino con un atto simbolico che poi noi col nostro lavoro dovremo fare un segno, diventare segno concreto di attenzione e di cura quotidiana. Il Festival Mix compie 30 anni, noi naturalmente non ne auguriamo soltanto altri 30, ma altri 300 o 3000 in questo teatro e in questa città. È un festival estremamente prezioso per la città, soprattutto perché permette di vedere pellicole che provengono da tutto il mondo, di linguaggi, di visioni, di registi, di autori che altrimenti probabilmente non avremmo la possibilità e l'opportunità di vedere. E questa pluralità di sguardo che il Festival Mix assicura alla nostra città è il dono davvero più prezioso che un festival può fare a una città come Milano. E la continuità di questi 30 anni di lavoro è, credo, fortemente caratterizzata dalla totale autonomia di direzione artistica, di gestione, e quindi all'amministrazione comunale rimane il compito, che è importante ma sicuramente mai prevaricante, di concedere ovviamente il patrocinio, di concedere anche un contributo economico che permette la realizzazione del festival, ma soprattutto di stare presente qui insieme a voi per fare in modo che da oggi partano appunto dei giorni di grande cinema e dei giorni in cui davvero la nostra Milano respira ancora più che in altre giornate la sua dimensione autenticamente plurale. Come dicevo, oggi è stato il giorno della prima giunta e quindi io sono leggermente stanco e in difficoltà, ma come ho fatto nella giunta ho la grande fortuna di avere in giunta un compagno di banco, nella vita poi quotidiana dell'amministratore, un straordinario assessore alle politiche sociali, per Francesco Magliorino. Grazie davvero, è molto bello essere qui.
È vero che non è male aver cominciato dal Giambellino e terminare qui al Mix. Secondo me c'è la parte migliore della storia più bella del percorso dei diritti fatto in questa città, qui, che voi rappresentate. Perché c'è forza, bellezza, intelligenza, c'è grande ostinazione, perché sappiamo bene che non è semplice ogni anno organizzare questo appuntamento di altissima qualità, e c'è l'idea di una città che non si può mai fermare proprio sul terreno del cammino dei diritti. Allora fatemi aggiungere alle cose che diceva Filippo che noi siamo veramente grati nei vostri confronti, ringraziamo tantissimo Giampaolo, fatecelo dire proprio così, in maniera molto informale, e tutte le collaboratrici e i collaboratori suoi e tutte le lavoratrici e lavoratori di questo luogo e degli straordinari e gli artisti e le persone di grande talento che diciamo hanno portato i loro prodotti in questo bel cammino. Noi abbiamo deciso di continuare sulla strada dei diritti, lo abbiamo detto nei mesi scorsi, lo abbiamo detto in queste settimane, lo abbiamo detto al Pride e lo vogliamo fare nei prossimi mesi, cioè far sì che la città non si fermi mai sul terreno della sua capacità di essere un laboratorio intelligente per contrastare ogni forma di discriminazione, per promuovere bellezza e per promuovere proprio la cultura dei diritti civili. E credo che tra le prossime tappe ci debba essere ancora più sostegno a un'esperienza come la vostra, ancora più voglia di far sì che ad esempio nelle nostre scuole, nei nostri quartieri, nelle nostre università irrompa in maniera ancora più decisa la logica intelligente e sapiente che sta alla base di questi 30 anni di successo, 30 anni nei quali in alcuni casi le istituzioni hanno ignorato il festival, in altri lo hanno, e ce lo ricordiamo, proprio osteggiato, in altri lo hanno sostenuto, volendone riconoscere ancora di più il valore autentico e forte. E quindi grazie davvero, e come si dice in questi casi, Giampaolo? Buon lavoro, buon tutto. Buon cinema. Buon cinema, vabbè, grazie davvero. Grazie. Grazie assessori. Grazie. Grazie assessori che ci amano. Non era scontato. Non era scontato avervi qua stasera. Grazie agli assessori che ci amano. Ma che carini di questo. Si chiama quindi sul palco Angelo Caltagirone di Edge. Edge è un'associazione che ci ha molto aiutato nella realizzazione di questa edizione. Grazie. Buonasera a tutti, volevo ringraziare Giampaolo e tutti gli organizzatori per avermi invitato qui questa sera. 30 anni di Festival Mix Milano, 30 anni importanti, quindi un anno importante per voi. 30 anni che per una manifestazione che mi sembra sia diventata quasi un'istituzione qui a Milano e quindi va sostenuta. Noi abbiamo fatto nel nostro piccolo, abbiamo cercato di dare una mano quest'anno e io sono qui anche per dare il saluto di Edge, di tutta l'associazione, dei nostri soci, del consiglio direttivo, e auguro al Festival Mix altri 30, quanto aveva detto 3.000, perché forse un giorno potremo anche dire che abbiamo ottenuto tutti i diritti, forse. E anche quel giorno però non dovremo dimenticare che come li abbiamo conquistati possiamo perderli da un giorno all'altro, e la storia ci insegna che ci sono stati dei casi del genere, non parlo soltanto dei diritti LGBT. Quest'anno è anche un altro anno importante perché finalmente in Italia è arrivata la legge sulle unioni civili che porta l'Italia un pochino più vicino a una parte dell'Europa e del mondo occidentale. Certo non è il matrimonio egualitario, ma questo è il prossimo obiettivo, e sicuramente il Festival Mix è una di quelle manifestazioni che bisogna continuare a sostenere proprio per arrivare
a questo obiettivo, che è quello di avere la parità di diritti per tutti quanti. Grazie e buona visione stasera. Ora tocca a questo punto noi chiamiamo Deborah Guma, che è la coprogramma e rappresenta il Festival Immaginario di Cinema delle Donne Lesbiche, Ribelli e Centriche, nostro partner e soprattutto non solo un partner produttivo di programmazione, ma un partner di sostegno emotivo e psicologico alla Marzi. No, perché vedervi qui stasera, e spero numerosissime nei prossimi 3 giorni, mi fa capire perché continuiamo a fare questo festival, noi da pochissimo, ma loro da tantissimo. Il Mixer è veramente un'istituzione, questo ci fa capire perché continuiamo ad andare avanti, anche se a volte ci sembra, no, Giampaolo, di andare un po' contro il mondo, contro tutti, contro tutte, tante difficoltà, piccole, grandi, ma questo è perché, per loro. Hai ragione. E loro ci amano, loro ci amano. Io vorrei ringraziare Paola Bocci, Presidente della Commissione Cultura, che da tanto si è seduto nella scorsa giunta. E poi vorrei chiamare sul palco Rosaria Iardino, che viene come rappresentante di NPS, l'associazione Network di Persone Positive. Rosaria. Ci hai tanto aiutato. No, ma quando mi hai chiamato Giampaolo per venire stasera, io ho già deciso, come ogni anno, un'innescata tra di voi per vedere i film. La realtà è il film di stasera. Quello che è il film che fa partire il mix è un film importante. Importante perché parla di un tema delicato, bello, un po' spinoso. Io non posso raccontarvi molto. Sicuramente quello che posso dirvi è che la conclusione di questo film non è scontata, ma rappresenta un po' gli anni in cui noi stiamo vivendo in questo momento. L'HIV è una malattia che chi come me ce l'ha da 30 anni, ha visto, ringraziando il cielo, tutte le fasi. E ora noi siamo arrivati a un punto dove è possibile vivere molto bene con l'HIV, ma è possibile anche se si hanno delle informazioni molto corrette, non solo come prevenirla. Fuori ci sono delle associazioni meravigliose che distribuiscono profilattici, materiale informativo. Ma un'informazione che forse non tutti hanno e che nel nostro paese è difficile da fare arrivare. Basta pensare come è difficile avere la pillola il giorno dopo, basta pensare a come è difficile poter accedere ad alcuni servizi che sono dei diritti. Averli è un diritto ed è un dovere dell'ente pubblico erogarli. C'è un servizio di chi per un errore si espone a un rischio, e c'è un dovere di un ospedale di fornire dei farmaci per prevenire quel rischio che uno ha assunto, e il film lo rappresenta molto bene. Noi in Italia non facciamo tantissime informazioni su questo, per cui quando qualcuno di voi corre un rischio non sa dove sbattere la testa. È semplice, basta andare in un ospedale, dire che si è andato incontro a quel rischio, e loro hanno un obbligo di legge di mettervi in terapia. Non è un piacere, è un obbligo. Allora, spesso e volentieri questi obblighi vengono erogati come delle, così, qualcosa viene erogato per fare un favore. Allora, così non è. Siccome neanche nella mia grandissima Milano, nei miei straordinari ospedali presenti a Milano, c'è una corretta informazione, perché voi sapete che l'Italia, ma soprattutto Milano e Lombardia, c'è il più alto numero di obiettori di coscienza, per cui confondono il loro diritto di essere obiettori con il loro dovere di essere medici, e questo non è più tollerabile in una città che vuole essere internazionale. Allora, su questo ne parlavo prima con... Non è proprio più tollerabile. Ne parlavo prima con Pier Francesco Meglierino, che è una cosa sicuramente che dovrà fare, con l'aiuto di tutte le associazioni che ci sono su Milano, sono fortissime, è quello di predisporre una informazione informativa seria
e chiara, magari da dare a tutti coloro che sono all'interno della comunità e fuori dalla comunità, dove una specie di proprio vademecum, dove si diranno alle persone dove andare, cosa chiedere e cosa pretendere, magari anche con gli articoli del codice penale alla mano, in maniera tale che quando un medico sente, guardi che lei non mi deve fare la predica, lei mi deve dare dei farmaci, se non lo fa va a violare questa legge, quest'altra legge, magari quel medico di fronte alla nostra preparazione farà finalmente il medico e soprattutto farà finalmente la persona per bene. Quindi è un film straordinariamente bello e grazie per di essere partiti da qui. Grazie a te. Grazie. Io desidero ringraziare il nostro main sponsor, che è Zurich, per il sostegno che sta dando alla nostra iniziativa, al nostro festival. In particolare vorrei ringraziare Alida Galimberti, direttore marketing di Zurich in Italia, che è presente in sala. Un grande applauso, grazie. Marco Braga, responsabile comunicazione di Zurich, Francesco Matti, Head of Brand and Advertising, e Rivala Pellegrino, District Manager. Vi invitiamo a visitare lo stand di Zurich all'ingresso, dove Roberta ed Elena sono a disposizione per darvi qualsiasi informazione sui loro prodotti di assicurazione, in particolare polizze assicurative che sono state studiate in tempi, dicono, non sospetti, in cui per proteggere la persona, la casa e il futuro, se sono pensate per proteggere qualunque individuo, tipologia di coppia e di famiglia, includono anche noi. Quanti lasceranno il nominativo allo stand potranno ricevere un gadget e potrete ovviamente fare una foto ricordo che verrà inviata tramite email. Ricordatevi che Zurich è l'assicurazione che... No, per chi ama davvero, scusate. Il main sponsor stava a te, che ami davvero. Tocca ancora a te, Giampaolo, ringrazio, sì, ringrazio anche un sacco di gente. Quadro, che è lo sponsor tecnico che ci ha fornito quelle due motociclette con quattro ruote, More Love, More Wheels, Remix Your Driving Experience, sono un prototipo di un motociclo che teoricamente dovrebbe essere utilizzato nelle circostanze urbane come Milano e che è bellissima e che ho usato, e quindi un applauso anche a Quadro. Ringraziamo anche l'agenzia di Luca Crescenzi, che ha contribuito economicamente, che ci sostiene. Luca, grazie. La Barbara Sorrentini di Radio Popolare, che è il nostro main sponsor. Non voleva essere citata, ma invece sì. Barbara, oggi ha anche ospitato il regista e il protagonista del film che vedete. E a questo punto chiamo sul palco Igor Muroni, direttore di NABA School of Sound Design. Grazie a tutti. Prima pensavo al secondo anno che siamo qui al Mix, quindi non c'è due senza 30. E che dire, l'altro giorno abbiamo ripetuto questa idea che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. E per NABA, che rappresento qui con delle attività, il Mix è lo schermo in cui si proiettano queste trasformazioni e su cui si generano dei linguaggi narrativi identitari che noi processiamo e partecipiamo con delle azioni sonore quotidiane, dei brevi momenti performativi ogni giorno prima dell'inizio del primo film qui in Sala Grande, oltre a un programma quotidiano in diretta e in streaming sulla nostra web radio, Pretty Web Radio. Grazie mille, siamo emozionatissimi perché decolla la 30ª e ci siamo. Grazie. Grazie Igor. Poi ringraziamo Lecco Milano, abbiamo qualcuno di Lecco Milano? Lecco Milano? Beh, Lecco Milano si deve fare un applauso perché siamo riusciti a mettere insieme tutto il clubbing, i bar milanesi,
a portare i tavolini. A portare i tavolini che non c'erano mai stati e che faranno un bar per 4 giorni straordinario, dove se tra un film e l'altro avrete voglia di fermarvi a bere siete ovviamente benvenuti. Simone Black Candy e Stefano Protopapa hanno curato la line-up dei DJ. E poi c'è la giuria. La giuria, leggiamo le giurie. Allora, i lungometraggi ci sono Andrea Batilla, che è direttore di Vix Magazine, Heidi Borelli, che è un'attrice, Riccardo Conti, giornalista, Massimo Cucchiara di Flair, Andrea Goffo, che si occupa di comunicazione culturale, Paola Guazzo, che è una editor e storica del movimento lesbico, Luca Mangione, che è un esperto di comunicazione, Teresa Martini, esperta di storytelling, docente all'OIED, Max Mazza, regista, Fabrizio Meris, giornalista, scusatemi, Alberto Milazzo, che è un autore di teatro, Luca Paciglio, vice direttore di spietati.it, Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Firenze. Invece documentari siamo meno, ci sono io, c'è Carlo Griseri, che è presidente di cinematagliano.info, e c'è Raffaella Milazzo, che è una produttrice cinematografica, mentre la giuria dei corti è costituita da un gruppo di giovani studenti e studentesse dai 20 ai 34 anni che frequentano vari percorsi di studio di diverse università e scuole di formazione di Milano. Alcuni membri della giuria giovani sono invece attivisti per varie associazioni LGBT come Poliedro e CG Arcigay Milano. La giuria giovani è organizzata in collaborazione con il tavolo formazione del Milano Film Network. Quasi tutto giusto, perché abbiamo i media partners, che sono questi che leggi tu. Fortuna che c'è la bandiera! Hanno chiamato tipo mezz'ora fa. I media partner, community partner, Lecco Milano, Crescenzi, Sigma Pictures, Home Street Yoga, Lago Design, Arcigay, CG Milano, Lila, NPS Italia Onlus, Circolo Harvey Milk, Media Queer, All Out, Asa Onlus, Mono Bar, Toilet Plastic, Alphabet, Elita, Pink Kitchen, Magazzini, Glitter, Blanco, Cox, Lecco Milano, ogni tanto ce lo mettete sempre per ricordarlo, di dei cocktail, Immaginaria, Lesbiche Fuori Salone, Illecite Visioni. E poi ci sono gli istituti di cultura, l'ambasciata degli Stati Uniti in Italia, l'ambasciata del Canada, la delegazione del Quebec, il Goethe Institute, l'istituto francese, l'ambasciata dell'Olanda, credo di non aver dimenticato nessuno. Grazie. Feltrinelli, che ci ha permesso di mettere tutta la nostra comunicazione dentro alle loro librerie. E a questo punto vedo due che fanno dei segni strani da là, che però sono incomprensibili per me da qua. Chiamiamo gli ospiti, chiamiamo gli ospiti di questa serata. Che sono Olivier Ducastel e regista Cue, l'attore del film Matteo Ugo dalle mezzate. Buonasera. Bonsoir. It's an opening, you can say whatever you want. Tu peux parler en premier? Non parlo italiano. En général, je n'aime pas parler avant les films, mais ce soir c'est un peu spécial. Normalmente non mi piace parlare prima dei film, ma stasera è una serata speciale. En fait, j'ai une histoire. Quand j'étais étudiant au cinéma, je vais essayer de vous la raconter brièvement, j'ai découvert le théâtre, que je connaissais pas du tout, et un de mes premiers vraiment grands chocs de théâtre à Paris au théâtre de l'Odéon, c'était La Tempête de Giorgio Strehler, et je suis vraiment très très ému en fait que le film soit montré ici ce soir, vraiment sincèrement. Sarà conciso. In effetti quando ho cominciato a studiare cinema ho conosciuto il teatro e una delle più belle esperienze che ho avuto nel teatro come spettatore era La Tempesta di Strehler a Parigi, e quindi che il fatto che il film sia presentato qui stasera è molto commovente per me. No parlo italiano, ma
Grazie mille per l'invitazione, sono molto contento di stare qui e benvenuto in una notte speciale, un cammino in Parigi. Olivier e Geoffrey saranno dopo la proiezione, saranno a disposizione del pubblico per una Q&A, che significa che potrete chiedere, fare e... no, quello che vorrete. Ci sarà la nostra straordinaria interprete dell'Istituto Francese, e quindi niente, a questo punto grazie di essere qui. Vuoi fare una foto? Ok. Grazie, merci. Altre cose non ho da aggiungere, se non che sono molto felice che questo festival stia accadendo, accadrà in questi 4 giorni. Voglio ringraziare Giovanni e Mattia e Matteo e Andrea e Rafael e Francesco e la nostra Michela e tutti i volontari e tutti quelli che ci hanno permesso di essere qui. Sembra tutto facile, ma non lo è. Voglio ringraziare, perché a 30 anni ci siete, ci siamo arrivati anche grazie a loro. Voglio ringraziare le mie due famiglie, quella canadese e quella italiana, che non solo mi amano ma mi sopportano con tutti i miei limiti e con tutte le mie caparbietà, con tutte le mie insistenze e ostinazioni, mi hanno permesso di regalarvi questo Festival Mix ancora una volta. Grazie. Buona visione, grazie, buon 30° Mix.